Ottobre 2002. Centinaia di turisti si godono la serata in una località tropicale. Di colpo, pesanti esplosioni squarciano gli affollati nightclub. Gli attentati costano la vita a 202 persone. È il più grave atto terroristico dopo gli attacchi dell'11 settembre. Oggi, grazie a moderne simulazioni al computer, siamo in grado di ricostruire i sanguinosi attentati di Bali. Dietro ogni tragedia si nasconde una catena di eventi che decidono chi muore e chi si salva. Vi riveleremo quali furono i momenti cruciali in quegli ultimi secondi fatali. Sud-est asiatico. Indonesia. Isola di Bali. La bellezza di quest'isola tropicale attira turisti da ogni parte del mondo. Il calore e la gentilezza dei balinesi sono proverbiali. È la prima destinazione turistica per gli australiani, distante solo 3 ore di viaggio dalla loro costa occidentale. Ottobre 2002. Un altro splendido giorno comincia in questo paradiso tropicale. Ottobre è uno dei mesi più affollati e la gran parte dei turisti si reca nella località più conosciuta, Kuta Beach. Nel gruppo dei camp, arrivati da Perth, in Australia, ci sono 3 generazioni. Tracy Ball ha 31 anni. Ha risparmiato tutto l'anno per questa vacanza e con lei c'è sua sorella minore, Melinda. La figlia di Tracy, Brianna, ha 5 anni ed è molto contenta. È il suo primo viaggio all'estero. E anche i suoi nonni, i Kemp, sono con lei, giusto nell'appartamento accanto. La famiglia si merita questa vacanza speciale. 4 anni fa, Peter, il marito di Tracy, ufficiale di polizia, è stato ucciso in servizio. Da allora, Tracy è più ansiosa durante i viaggi lontano da casa. Dentro di me sentivo che dovevo sempre stare attenta, dovunque andassi e specialmente in un altro paese, dove non sai mai cosa ti può capitare. L'Indonesia è la più grande nazione musulmana del mondo, con i suoi 210 milioni di fedeli. Ma sull'isola di Bali, gli indù sono 20 volte più numerosi dei musulmani. Le due religioni sono vissute in armonia per secoli. Abdul Aziz, detto Samudra, procede al lavaggio rituale prima della preghiera del mattino. La sua devozione alla fede musulmana rifugge però dagli insegnamenti non violenti dell'Islam. È un terrorista indonesiano e si trova a Bali per guidare un gruppo di fanatici decisi a seminare morte e distruzione. È mezzogiorno. A Perth, in Australia, 20 giovani di una locale squadra di calcio sono in partenza per Bali. Queste sono le immagini del loro viaggio. Il 25enne Ben Clohessy e i suoi compagni sperano di passare 2 settimane tra sole, mare e nuove amicizie. Eravamo tutti eccitati e pronti a scatenarci. Mentre Ben e i suoi amici arrivano all'aeroporto internazionale di Bali, in una casa d'affitto a 11 km di distanza, Samudra, la mente del gruppo di terroristi, ha convocato una riunione. I 5 uomini presenti fanno parte di una rete terroristica islamica presente in tutto il sud-est asiatico. Il suo nome è Jemaah Islamiyah. Centinaia dei suoi membri sono stati addestrati da Al-Qaeda. Nel 2001, Al-Qaeda spostò vari campi di addestramento dall'Afghanistan a diverse località segrete in Indonesia. Queste scuole di terrorismo hanno prodotto una nuova leva di reclute locali, che sono poi risultate implicate in vari attentati nella regione, costati la vita a decine di persone. Le 7:30 di sera. È sabato. E Tracy e Melinda si preparano a una notte di divertimenti. I loro genitori si sono offerti di badare a Brianna.
Dopo la morte del cognato, Melinda è andata a vivere con Tracy per aiutarla a crescere la piccola figlia. Le due sorelle sono inseparabili. Eravamo diventate grandi amiche. La cosa mi faceva un po' impressione, ma lei mi aiutava ogni giorno. Mentre la piccola Brianna si addormenta, gli uomini di Samudra preparano le loro armi mortali. Stanotte porteranno la Jihad globale di Al-Qaeda tra i turisti occidentali di Bali. Il piano prevede un'esplosione simbolica davanti al consolato americano, a nord-est di Kuta Beach. Ma i veri attentati hanno altri obiettivi: il Paddy's Bar e il Sari Club, due noti ritrovi notturni. Una tonnellata di esplosivo viene caricata in un furgone Mitsubishi. Le 9:30 di sera. Mentre il sole tramonta, si accendono le luci al neon e i pub cominciano ad animarsi. Il cuore della vita notturna è il vivace corso centrale della località, Legian Street. Ed è lì che si dirigono Tracy e Melinda per la loro uscita serale. Ma è la stessa destinazione dei terroristi. Tre di loro guidano il furgone carico d'esplosivo verso Kuta Beach. Melinda e Tracy giungono a uno dei locali più famosi di Legian Street, il Sari Club. È già affollato. Dentro si accalcano quasi 350 tra ragazzi e ragazze, per lo più australiani. Le 10:52 della sera. I terroristi lasciano i sobborghi a nord ed entrano a Kuta Beach. Procedono a bassa andatura. Il furgone è appesantito dal suo mortale carico. I calciatori australiani arrivano al Sari Club. Ben Clohessy è pronto al primo assaggio di vita notturna balinese. Si piazzano al bar. Cominciano a bere. Le 11 e un minuto. Il furgone bianco dei terroristi raggiunge Legian Street. Ognuno dei tre uomini ha un compito preciso. Uno di loro sale sopra una moto per andare a far esplodere l'ordigno davanti al consolato americano. Dentro il Sari Club, Tracy e Melinda si stanno divertendo molto, ma Tracy vorrebbe già tornare da sua figlia Brianna. Le ripetevo che dovevamo tornare, perché avevo promesso che non avremmo fatto tardi. Il furgone pieno di esplosivo si arresta proprio davanti al Sari Club. Il secondo attentatore scende e si dirige verso il suo obiettivo, il Paddy's Bar. Deve farsi strada attraverso una folla di turisti. Intanto, nel Sari Club, Melinda ha convinto Tracy a rimanere per ascoltare un'ultima canzone. Fuori, il furgone sta bloccando il traffico sulla via a senso unico, ma il guidatore non ha intenzione di spostarsi. Poi, di colpo, una tremenda esplosione squarcia Legian Street. Nel Sari Club nessuno è ferito. Qualcuno pensa perfino che si tratti di festeggiamenti. Pensai a dei fuochi d'artificio. Eravamo così allegri. Non pensavamo a qualcosa di grave. Ma le sorelle Tracy e Melinda si trovano in una zona aperta verso l'esterno e possono vedere una colonna di fumo e fiamme levarsi dall'altro lato della strada. Decine di persone escono dal club per capire l'accaduto. E vengono a trovarsi proprio accanto al furgone pieno d'esplosivo che è ancora parcheggiato davanti al locale. I turisti affollati allegramente nel Sari Club di Kuta Beach a Bali sentono un forte boato. Molti di loro escono su Legian Street per vedere che cosa è successo. Per
Vengono così a trovarsi a pochi metri dal furgone bianco dei terroristi, pieno di esplosivo. 15 secondi dopo il primo boato. Una seconda, colossale esplosione devasta Legion Street. Decine di persone muoiono sul colpo, sia dentro che fuori il locale. In pochi secondi, altre centinaia si trovano intrappolate in un inferno. Le fiamme avvolgono anche le auto, bloccate dall'ingorgo. Un video amatoriale riprende le scene di caos e la folla che fugge terrorizzata. Le esplosioni dei serbatoi di benzina alimentano il panico. All'interno del locale, l'ambiente festoso si è trasformato in uno scenario di devastazione e di morte. I superstiti cercano disperatamente una via d'uscita tra il fumo e le fiamme. La 31enne Tracy Ball è sepolta sotto un cumulo di macerie. Sente passare sopra di lei le persone in fuga dall'incendio. Disperatamente, Tracy riesce a tirarsi fuori dalle macerie. Ma non c'è più traccia di sua sorella minore Melinda. Non la vedevo da nessuna parte. C'erano solo fuoco e urla dappertutto. Allora anch'io cominciai a urlare. Dove sei? Dove sei? Il calciatore Ben Clohessy non può muoversi. Pesanti travi e macerie lo inchiodano a terra. In alto, sul tetto di paglia, le fiamme divampano. Si rende conto che sta per crollargli addosso. Ben si tira fuori da sotto le macerie e comincia a cercare i suoi compagni di squadra. Subito, sai, devo trovare gli altri. E guardavo intorno, cercando un segno di vita. Ben non riesce a trovare i suoi amici, ma anziché fuggire dall'incendio, inizia a soccorrere altre persone. Fuori sembra di essere in zona di guerra. Un furioso incendio devasta Legion Street. Tutti gli edifici sono in fiamme in un raggio di 120 metri. Persone ustionate o mutilate escono barcollando dalle case distrutte. Molta gente del posto accorre in soccorso dei superstiti. Tra i primi, un vigile urbano di Kuta Beach, Agus Bambang. Vidi decine di persone uscire e correre via dal Sari Club, che era ormai in preda alle fiamme. Molti urlavano per le ustioni. Brucia, brucia! Portateci subito in ospedale. Bambang dirige le operazioni di soccorso e recupero delle vittime. Tra i morti e i feriti dell'attentato ci sono decine di suoi compatrioti. Non c'erano solo turisti stranieri, ma anche balinesi di Denpasar, che erano venuti da Kuta per il fine settimana. All'interno del Sari Club, anche il calciatore Ben Clohessy sta soccorrendo i feriti. Riesce a condurre due superstiti nell'unica zona del club che è ancora libera dalle fiamme. Ma scopre che un muro di 4,5 metri sbarra loro il cammino. Fa appello a tutte le sue forze e comincia ad aiutare gli altri a scavalcare il muro. È incredibile quanta forza ti esce fuori in un momento di pericolo. I superstiti vanno verso la sola zona non ancora colpita dall'incendio, ma Tracy Ball continua a cercare disperatamente sua sorella Melinda. Mentre pezzi incandescenti cadono dal tetto in fiamme, Tracy si ricorda di sua figlia Brienne e capisce di dover fare una terribile scelta. Continuare a cercare sua sorella Melinda o fuggire
per salvarsi la vita. Se me ne andavo, lasciandola lì ferita a morire tra le fiamme, come avrei fatto a dire a mamma e papà che l'avevo abbandonata? Ma poi pensai, cosa diranno loro a Brianna se io non ritorno? Tracy prende la sua decisione. Si dirige verso il lato sud del locale. C'è una parete distrutta dall'esplosione, ma è alta pur sempre 2 metri. Guardandosi intorno, trova una trave da usare come scala e riesce a salire in cima alla parete. Così sfugge all'incendio, che ha appena raggiunto la zona dietro di lei. Tracy arriva fino al marciapiede davanti al club. Intorno a lei, i soccorritori lottano in mezzo al caos per salvare i feriti. Poi, tra la terribile confusione di Legion Street, compare il padre di Tracy. Ha sentito il boato dall'appartamento ed è corso al locale per cercare le figlie. Papà arrivò in quel momento e quando mi vide mi disse: «Mio Dio, dov'è Melinda?» L'inatteso arrivo di suo padre è una nuova speranza per Tracy. Forse lui può trovare Melinda. Ma in molti sono ancora all'interno del club in fiamme. Tra di loro il calciatore Ben Clohessy. Ha sollevato un gran numero di persone al di là di quel muro, dove attendono i soccorritori. Ben non sa se i suoi compagni di squadra si siano salvati. Ma ora il calore è davvero insopportabile. Bisogna andar via. Non c'è però nessuno che possa aiutarlo. Deve scalare il muro di 4,5 metri con le sue sole forze. L'incendio divampava rapidamente. Se non mi sbrigavo, ero perduto. Per Ben è l'unica via d'uscita. Raccoglie tutte le sue forze e salta. In qualche modo riesce a tirarsi su e a scavalcare il muro. Intanto Tracy attende che suo padre le porti qualche notizia di Melinda. L'uomo torna dopo 5 minuti, ma con brutte notizie. Non mi aspettavo che tornasse senza di lei. Mi aspettavo che tornasse con lei, tenendola per mano e dicendole: «Ecco, vedi, qui c'è Tracy, va tutto bene». È 1 di notte, quasi 2 ore dopo l'attentato. Il disastro va oltre le possibilità dei servizi di soccorso. Più di 300 feriti devono raggiungere cliniche e ospedali del luogo con mezzi di fortuna. In auto, furgoni, perfino in sella alle motociclette. Tracy è ora in un piccolo ospedale, con ustioni di terzo grado, per lo più sulla schiena. È viva, ma ha bisogno di un intervento immediato. Nonostante sia rimasto nel club in fiamme ad aiutare i feriti, Ben Clohessy se l'è cavata con ustioni di poco conto. Centinaia sono invece le persone disperse, e tra loro Melinda, la sorella 25enne di Tracy. Il loro padre, Ron Kemp, corre sconvolto da un ospedale all'altro di Kuta Beach. Ma comincia a perdere le speranze. Alle 3 del mattino, le ambulanze portano in ospedale gli ultimi feriti. Ma non ci sono ancora notizie di Melinda. Intanto, viene confermata la morte di molti dei dispersi. Le ricerche portano il signor Kemp in una piccola clinica. E lì,
trova Melinda. È viva. L'esplosione le ha fatto perdere conoscenza. Non ricorda come ha fatto a uscire dal locale. Incredibilmente, ha solo delle ferite leggere. Le 5 del mattino. Tracy viene portata fuori dalla sala operatoria. E le due sorelle finalmente si ritrovano. Tracy piangeva e mi guardava come a dire: grazie a Dio sei salva. In certi casi non ci sono parole, basta uno sguardo. Ancora adesso mi viene da piangere. Solo in quel momento riuscii a sentirmi bene, pensando che era salva anche lei. Il giorno dopo, la piccola Brianna insiste per andare in ospedale a trovare la mamma e la zia. Fu davvero coraggiosa. Piangeva un po', però mi disse: mamma, ti voglio bene, e anche se ti sei bruciata, penso sempre che sei bellissima. Fu la prima cosa che mi disse. Nei 3 giorni seguenti, i soccorritori indonesiani continuano a estrarre corpi dalle macerie. Alla fine, si contano 202 vittime. Appartengono a 22 nazionalità diverse, ma l'Australia è il paese più colpito, con 88 morti. 3 giorni dopo, Ben Cloessi e i suoi amici sopravvissuti ritornano a Perth. Dei 20 ragazzi che erano partiti per Bali, solo 13 ne fanno ritorno. I resti degli altri 7 vengono restituiti alle loro famiglie. La notizia della strage sconvolge il mondo. Mysterious deadly bombings tonight in Indonesia. At least 50 people have been killed tonight, many of them tourists. The largest number of foreigners killed and injured in the Bali attacks were Australian. Sono passati solo 13 mesi dall'11 settembre. Molti sospettano che la strage sia opera di Al-Qaeda. Ma perché è stata colpita la tranquilla isola di Bali? Gli investigatori devono esaminare attentamente rottami e macerie per scoprire chi ha portato l'inferno in questo paradiso terrestre. Oggi, ricostruendo gli eventi di quel giorno fatale e analizzando gli esiti delle indagini, siamo in grado di rivelare cosa accadde davvero a Bali quella notte. Grazie a un programma di simulazione, possiamo arrivare laddove nessuna telecamera potrebbe, nel cuore della scena dell'attentato. La luce del giorno rivela la vastità della devastazione. L'area colpita è grande 28 ettari. La polizia indonesiana mette a capo delle indagini il generale Imaid Pastiga. Ma il militare sa di non possedere né i mezzi né gli esperti scientifici per occuparsi di un attentato di queste proporzioni. Adesso ci rendiamo conto di quanto le nostre tecnologie fossero arretrate. Pastiga chiede allora aiuto alla Polizia Federale Australiana di Canberra. Gli australiani si offrono di affiancarlo con uno dei loro uomini più validi, Graham Ashton. Nel giro di 24 ore, Ashton e la sua squadra di 140 esperti partono per Bali. Anche David Royds, a capo dei chimici della squadra scientifica, fa parte del gruppo. A bordo dell'aereo ci sono persone dirette a Bali per avere notizie dei loro cari. Mi sentivo pieno di interrogativi, teso, agitato, ma facevo parte di una squadra, ero molto determinato. Poi, nella parte anteriore dell'aereo, vidi altre 2 o 3 persone e di colpo capii che era gente che andava laggiù per rintracciare i propri ragazzi. Fu un'esperienza emotiva molto forte. Quando la squadra congiunta di indonesiani e australiani entra in azione, non c'è alcun indizio sugli autori degli attentati. Ma gli investigatori, la cui base è la centrale di polizia di Bali, trovano presto la prima traccia. Un rapporto dal consolato americano, situato 11 km a nord-est di Legian Street. Il console
afferma di aver sentito scoppiare dei petardi circa un minuto dopo l'esplosione in Legion Street. Ma ciò che la scientifica trova di fronte all'edificio lascia pensare a qualcosa di più inquietante. Un tratto di marciapiede distrutto e i resti di un telefono cellulare. Entrambi risultano positivi al test del tritolo. Tutto fa pensare a un piccolo ordigno fatto esplodere a distanza tramite telefono. I consolati e le ambasciate occidentali sono un bersaglio privilegiato dei terroristi. Gli investigatori ritengono che l'esplosione davanti al consolato abbia tutte le caratteristiche di un attentato. Lo scopo non era quello di uccidere, ma di far sapere al mondo che le bombe nei nightclub di Bali aprono un nuovo fronte nella guerra contro l'Occidente. Secondo le testimonianze oculari, oltre a quella al consolato statunitense, ci sono state altre due esplosioni in Legion Street. Una più piccola in un locale chiamato Paddy's Bar e un'altra all'esterno del Sari Club. Gli investigatori cominciano a setacciare i 28 ettari della zona dell'esplosione alla ricerca di indizi che possano condurre agli assassini. È un lavoro gigantesco. Anche il più piccolo frammento di rottami può fornire la prova decisiva. Ma potrebbero volerci dei mesi. Invece, dopo sole due settimane, c'è un altro ostacolo imprevisto. La polizia locale è in difficoltà. La maggioranza induista dei residenti di Kuta Beach preme affinché venga ripulita la zona delle esplosioni. Gli indù del posto credono che le anime delle vittime degli attentati infestino l'area. Vogliono perciò tenere una cerimonia per purificare il luogo e liberare gli spiriti dei morti. Ma il rito prevede la raccolta delle macerie e la loro dispersione in mare. La polizia comunica agli investigatori australiani e indonesiani che il loro tempo è scaduto. Le ruspe erano pronte a ripulire la strada e ci dissero che per prendere altri campioni avevamo 2 ore. Ripulire la zona significherebbe distruggere ogni possibile elemento di prova. Se gli investigatori non riescono a fermare le ruspe, gli assassini di 202 turisti e balinesi potrebbero non essere mai scoperti. Dietro le quinte, gli investigatori indonesiani e australiani trattano per avere più tempo. Ribattono che è a rischio la più grande industria di Bali, il turismo. Catturare i colpevoli era altrettanto importante. Se non ci fossimo riusciti, i turisti non sarebbero tornati. Dopo una giornata di discussioni, alla fine si giunge a un accordo. Gli investigatori ottengono altre 2 settimane per perlustrare il luogo alla ricerca di indizi. Dopodiché le ruspe potranno tornare. È un compito enorme, poiché la zona dell'esplosione è ricoperta da tonnellate di macerie. E la squadra ha solo 15 giorni per completare un lavoro che normalmente richiederebbe dei mesi. Nel frattempo, gli investigatori interrogano centinaia di testimoni e molti dichiarano di aver visto un furgone bianco Mitsubishi davanti al Sari Club, poco prima dell'esplosione. Attirava l'attenzione perché stava causando un ingorgo lungo Legion Street. Ora, al posto del furgone, c'è un cratere profondo 60 centimetri, che è esattamente al centro della zona distrutta. Per gli investigatori è chiaro che è stata una bomba posta all'interno del furgone a distruggere il Sari Club. Ma di chi era quel furgone? Per scoprirlo, bisogna assolutamente trovarne i resti. Non sarà facile, perché molto probabilmente il furgone è stato ridotto in 1000 pezzi. E su Legion Street sono andati distrutti altri 19 veicoli e 32 motociclette. Gli esperti della scientifica devono esaminare migliaia di lamiere contorte, pezzo per pezzo. Poi, dopo 4 giorni di ricerche, un membro della squadra fa un'importante scoperta. Di fronte al Sari Club c'è un palazzo a 2 piani, sede di una banca.
Sul tetto viene trovato un pezzo di autotelaio, lungo 1,5 metri. Analizzando i danni che ha subito, gli esperti possono calcolare quanto fosse distante dall'esplosione. I test dimostrano che il pezzo di telaio appartiene al furgone bianco. Gli esperti della scientifica analizzano ogni suo centimetro e scoprono qualcosa impresso sul metallo. Potrebbe essere il numero di immatricolazione, una traccia importante per risalire al proprietario. Ma è completamente illeggibile. I terroristi hanno limato il numero per non essere rintracciati. La prima grossa scoperta si rivela una delusione. Pensavamo, è tutto più facile per noi se sono stati così stupidi da lasciare i numeri sul telaio. Ma poi ci dicemmo, no, non sono così stupidi, torniamo a sfacchinare. Ma il gruppo di esperti indonesiani e australiani non si arrende e tenta in un'altra direzione. Se riescono a scoprire la composizione della bomba, possono cercare di rintracciare chi aveva accesso a grandi quantità di quella sostanza. Perciò si concentrano sulle tracce chimiche dell'attentato. Ma c'è un problema. Le esplosioni hanno spaccato i tubi dell'acqua, quindi ogni residuo chimico è finito negli scoli e nelle fogne. Poi sono arrivati anche i vigili del fuoco, con i getti dei loro idranti. Gli investigatori perciò non riescono a trovare traccia di sostanze sospette. Ma uno degli esperti ha un'idea brillante. Dove altro potevamo cercare queste tracce? E uno dei ragazzi, con un lampo di genio, guardò in alto. La bomba dovrebbe aver lasciato tracce di sostanze chimiche anche a centinaia di metri di distanza, molto al di sopra del livello stradale. È forse l'unica speranza di scoprirne la composizione. Gli esperti corrono a prelevare foglie, cartelli stradali, perfino i cavi telefonici, nel raggio di 60 metri dal cratere. La squadra scientifica analizza meticolosamente centinaia di campioni. Ne analizzavamo di continuo, ma l'esito era sempre negativo, negativo, negativo. La tensione è al massimo. Fra 14 giorni le ruspe butteranno ogni cosa nell'oceano. La squadra di esperti analizza oltre 2000 campioni. Poi, alla fine, la loro tenacia viene ripagata. Una foglia presa da un albero all'interno della zona fornisce la prova cruciale. Risulta positiva al clorato di potassio, una sostanza chimica disponibile in commercio come prodotto per le pulizie industriali, ma anche un tipico ingrediente degli ordigni esplosivi di tipo artigianale. Gli esperti, ora, sanno cosa ha causato l'esplosione che ha distrutto il Sari Club. I terroristi hanno fatto esplodere una bomba costruita con esplosivo artigianale, caricata nella parte posteriore di un furgone Mitsubishi. È una traccia promettente. Gli investigatori cominciano a controllare eventuali acquisti o consegne di grandi quantità di clorato di potassio. La caccia è aperta. Ma il tempo sta scadendo. Nella zona dell'esplosione la scientifica deve trovare altre prove prima che tornino le ruspe. Finora i rilievi sono stati fatti solo in superficie. Bisogna ancora scoprire che cosa è successo all'interno del Paddy's Bar, dove sono morte 20 persone. I testimoni riferiscono di un'esplosione distinta, ma più piccola, pochi attimi prima di quella del Sari Club. La squadra scientifica lavora giorno e notte alla ricerca di un indizio in mezzo alle macerie del locale. A un tratto, il suo capo, David Royce, vede qualcosa. Vedi questo pezzetto di filo di rame lungo meno di 5 centimetri. Mi saltò agli occhi come fosse oro. Royce sospetta che possa essere parte di una bomba piazzata dai terroristi all'interno del Paddy's Bar. Esegue dei test e trova delle tracce di esplosivo, tritolo. Conclude perciò che si tratta di un pezzo del filo detonante della bomba. Per trovare il punto della deflagrazione, Royce escogita un sistema ingegnoso.
Dai vari punti d'impatto dell'esplosione fa partire una serie di corde e immagina che alla loro intersezione si trovi il posto in cui è stata collocata la bomba. L'incrocio delle corde si trova a un metro da terra e questo solleva un'inquietante ipotesi. A quel punto cominciammo a pensare a un attentatore suicida. Sul soffitto, in corrispondenza dell'epicentro dell'esplosione, Royce rinviene un pezzo di tessuto umano. Ne prende dei campioni per eseguire dei test sul DNA. I test rivelano che il DNA è di una sola persona. Tutto intorno all'epicentro vengono rinvenuti anche dei frammenti di stoffa che corrispondono esattamente alle fibre trovate sul filo di rame. Per gli uomini della scientifica è un grande passo avanti. Ora sanno esattamente che cosa ha ucciso 20 persone innocenti all'interno del Paddy's Bar. Ore 11:07. Un attentatore suicida entra nel Paddy's Bar indossando un giubbotto imbottito di tritolo. Raggiunge la pista da ballo piena di gente e aziona il detonatore. È il primo attentato suicida nel sud-est asiatico dopo la guerra del Vietnam. Ora gli investigatori sanno esattamente che cosa ha causato le tre esplosioni nella notte del 12 ottobre, ma non sono affatto vicini alla cattura dei responsabili. Non sono riusciti a scoprire nessun grosso acquisto di clorato di potassio. E non ci sono altri indizi per risalire al proprietario del furgone. La caccia agli attentatori è a un punto morto. Con i terroristi ancora in circolazione, la popolazione civile deve convivere con il rischio di ulteriori attacchi. Ma il capo degli investigatori indonesiani, il generale Imaid Pastika, non si dà per vinto. Sei giorni prima che scada il termine per le indagini, Pastika ordina alla sua squadra di riesaminare il pezzo del telaio del furgone esploso. I terroristi hanno coperto le loro tracce limando il numero di immatricolazione, ma lui spera di trovare qualche indizio prima tralasciato. Poi, Pastika, che è un induista devoto, si reca al tempio a pregare per le indagini. Durante le preghiere, riceve una chiamata. È un suo collaboratore. Me lo immagino, sta lì a pregare e il cellulare squilla. Generale, non è in ufficio? No, sto pregando per le indagini. E l'altro? Allora qualcuno deve averlo ascoltata perché ho appena trovato un numero sul telaio. Riesaminando il pezzo di telaio del furgone, gli esperti hanno scoperto una piccola piastra saldata lunga 4 centimetri. La rimuovono e trovano il numero di immatricolazione del veicolo. I terroristi hanno scelto il paese sbagliato per comprare la loro autobomba. Hanno limato i due numeri di identificazione abituali, ma non si sono ricordati che in Indonesia i veicoli commerciali hanno un terzo numero impresso sul telaio. Uno dei primi proprietari del furgone aveva saldato un supporto sul telaio, coprendo così quel terzo numero e nascondendolo agli occhi dei terroristi. È una svolta decisiva. Gli investigatori analizzano i passaggi di proprietà del veicolo. In breve tempo rintracciano tutti i 7 precedenti proprietari del furgone, compreso l'ultimo che lo ha acquistato. Il suo nome è Amrozi. Già noto alle autorità come membro della Jemaah Islamia, una rete terroristica legata ad Al-Qaeda. L'uomo risiede ancora nell'isola di Giava, all'indirizzo segnato nel passaggio di proprietà del furgone. Il 5 novembre 2002, la polizia indonesiana lo arresta. Amrozi confessa
e rivela cosa provò quando venne a sapere della devastazione e delle vittime causate dalle bombe. Ero molto felice. Come posso dire? Mi sentivo come quando, ancora a scapolo, avevo finalmente incontrato la ragazza giusta per me. Lo stesso tipo di eccitazione, ma ancora più forte. In poche settimane, la polizia arresta diversi complici di Amrozi, fra cui Samudra, la mente dell'attentato. Tutti confessano di aver preso parte all'assassinio di 202 persone innocenti. Gli arresti sono un trionfo per la squadra congiunta di investigatori, ma ci sono ancora delle inquietanti domande senza risposta. I servizi segreti occidentali erano al corrente che il gruppo di Amrozi stava per compiere un attentato. I governi avevano avvertito i loro connazionali a Bali che potevano essere un bersaglio per attacchi terroristici. L'indagine congiunta della polizia australiana e indonesiana conduce all'arresto di molti degli attentatori di Bali. 34 terroristi della Jemaah Islamiyah vengono processati e giudicati colpevoli. 3 di loro sono condannati a morte, gli altri a pene detentive. Le loro confessioni hanno permesso agli investigatori di mettere insieme i pezzi mancanti del puzzle. Si scopre dunque che cosa è realmente accaduto la notte degli attentati di Bali. Perché il terrore è giunto in quel paradiso, facendo vivere a turisti e balinesi quei secondi fatali. Dicembre 2001. La polizia sventa un piano della Jemaah Islamiyah per un attentato all'ambasciata americana a Singapore. Un mese dopo, il gruppo decide di non colpire più le ambasciate. I terroristi scelgono di attaccare bersagli più facili, come bar e locali frequentati dai turisti occidentali. 8 mesi dopo, a Bali, Samudra, il capo dei terroristi, va alla ricerca di possibili obiettivi. Sceglie 2 fra i luoghi più frequentati dai turisti, il Sari Club e il Paddy's Bar. 6 ottobre, 6 giorni all'attentato. Nella casa affittata a Denpasar, i terroristi cominciano a fabbricare la bomba. Imbottiscono il giubbotto dell'attentatore suicida con 1 chilo di tritolo e costruiscono l'ordigno destinato al consolato americano. Due ore all'attentato. I terroristi hanno caricato il furgone. Ora contiene 1 tonnellata di miscela di clorato di potassio divisa in 48 contenitori, tutti collegati al detonatore. Tre minuti all'attentato. A 30 metri dal Sari Club, Ali e Ron scendono dal furgone. 1 minuto all'attentato. Il primo terrorista suicida, un giovane indonesiano di nome Ferry, entra nel Paddy's Bar. Quando raggiunge l'affollata pista da ballo, aziona il detonatore. Quindici secondi dopo, il secondo terrorista suicida, il 24enne Arnasan, preme l'interruttore della bomba sul furgone. Secondi dopo, i terroristi usano un telefono per far esplodere la bomba, piazzata circa 3 ore prima davanti al consolato americano. È questa esplosione che annuncia al mondo che gli attentati di Bali sono un attacco agli Stati Uniti e ai loro alleati. Le 2 turiste australiane, Melinda e Tracy, sono fortunatamente scampate alla morte, ma tornate a Perth, si chiedono ancora come abbia fatto Melinda, priva di sensi, a salvarsi dall'incendio del Sari Club. Ricordo di aver pensato, le mie unghie sono ancora intatte, non ho bruciature, non ho ferite ai piedi. Mi chiedevo come avevo fatto ad uscire. Se lo chiedono tutti nella città australiana.
chi ha salvato la ragazza dal vestito rosa. Anche il calciatore Ben Clohessy viene a sapere della storia. Si ricorda di aver aiutato una ragazza bionda semisvenuta a superare il muro e capisce che si tratta di Melinda. Decide di andare a trovarla per raccontarle tutto. Incontrare Ben è stato come incontrare un santo. Lui mi aveva salvato la vita. È una sensazione che non si può descrivere. Come ti puoi sentire quando incontri qualcuno che ti ha salvato la vita? Molte altre persone devono la vita al coraggio del vigile urbano Agus Bambang. Come musulmano, non riesce a capire come i terroristi possano sostenere di agire in nome dell'Islam. Vari governi occidentali, inclusa l'Australia, ammettono di aver saputo, prima degli attentati, che la Jemaah Islamia progettava un attacco contro cittadini occidentali nel sud-est asiatico. Gli Stati Uniti e l'Australia avevano chiesto ai loro connazionali di essere più prudenti durante le loro vacanze all'estero. Ma gli australiani che hanno perso i loro cari vogliono sapere perché non sono stati avvertiti del pericolo specifico di un attentato in Indonesia. Un'inchiesta del Senato australiano stabilisce che il governo avrebbe dovuto avvisare i turisti del rischio di essere presi di mira dai terroristi. Trenta giorni dopo gli attentati, gli investigatori possono riconsegnare la zona dell'attentato alla comunità indù. Le onde dell'oceano ricevono gli spiriti dei morti. L'indagine sugli attentati di Bali ha accelerato l'avvio di un'intensa cooperazione investigativa sull'attività della Jemaah Islamia. Stati Uniti, Giappone e Australia ora lavorano insieme per controllare e combattere la costante minaccia terroristica, fornendo il loro prezioso aiuto ai paesi del sud-est asiatico. Pronto al primo assaggio di vita notturna balinese. Si piazzano al bar, cominciano a bere. Le 11 e un minuto. Il furgone bianco dei terroristi raggiunge Legian Street. Ognuno dei tre uomini ha un compito preciso. Uno di loro sale sopra una moto per andare a far esplodere l'ordigno davanti al consolato americano. Dentro il Sari Club, Tracy e Melinda si stanno divertendo molto. Ma Tracy vorrebbe già tornare da sua figlia Brianna. Le ripetevo che dovevamo tornare, perché avevo promesso che non avremmo fatto tardi. Il furgone pieno di esplosivo si arresta proprio davanti al Sari Club. Il secondo attentatore scende e si dirige verso il suo obiettivo, il Paddy's Bar. Deve farsi strada attraverso una folla di turisti. Intanto, nel Sari Club, Melinda ha convinto Tracy a rimanere per ascoltare un'ultima canzone. Fuori, il furgone sta bloccando il traffico sulla via a senso unico, ma il guidatore non ha intenzione di spostarsi. Poi, di colpo, una tremenda esplosione squarcia Legian Street. Nel Sari Club nessuno è ferito. Qualcuno pensa perfino che si tratti di festeggiamenti. Pensai a dei fuochi d'artificio. Ottobre 2002. Centinaia di turisti si godono la serata in una località tropicale. Di colpo, pesanti esplosioni squarciano gli affollati nightclub. Gli attentati costano la vita a 202 persone. È il più grave atto terroristico dopo gli attacchi dell'11 settembre. Oggi, grazie a moderne simulazioni al computer, siamo in grado di ricostruire i sanguinosi attentati di Bali. Dietro ogni tragedia si nasconde una catena di eventi che decidono chi muore e chi si salva. Vi riveleremo quali furono i momenti cruciali in quegli ultimi secondi fatali. Sud-est asiatico. Indonesia. Islam.
l'isola di Bali. La bellezza di quest'isola tropicale attira turisti da ogni parte del mondo. Il calore e la gentilezza dei balinesi sono proverbiali. È la prima destinazione turistica per gli australiani, distante solo 3 ore di viaggio dalla loro costa occidentale. ottobre 2002. Un altro splendido giorno comincia in questo paradiso tropicale. Ottobre è uno dei mesi più affollati e la gran parte dei turisti si reca nella località più conosciuta, Kuta Beach. Nel gruppo dei camp, arrivati da Perth, in Australia, ci sono 3 generazioni. Tracy Ball ha 31 anni. Ha risparmiato tutto l'anno per questa vacanza e con lei c'è sua sorella minore, Melinda. La figlia di Tracy, Brianna, ha 5 anni ed è molto contenta. È il suo primo viaggio all'estero. E anche i suoi nonni, i camp, sono con lei, giusto nell'appartamento accanto. La famiglia si merita questa vacanza speciale. 4 anni fa, Peter, il marito di Tracy, ufficiale di polizia, è stato ucciso in servizio. Da allora, Tracy è più ansiosa durante i viaggi lontano da casa. Dentro di me sentivo che dovevo sempre stare attenta, dovunque andassi e specialmente in un altro paese, dove non sai mai cosa ti può capitare. L'Indonesia è la più grande nazione musulmana del mondo, con i suoi 210 milioni di fedeli. Ma sull'isola di Bali, gli indù sono 20 volte più numerosi dei musulmani. Le due religioni sono vissute in armonia per secoli. Abdul Aziz, detto Samudra, procede al lavaggio rituale prima della preghiera del mattino. La sua devozione alla fede musulmana rifugge però dagli insegnamenti non violenti dell'Islam. È un terrorista indonesiano e si trova a Bali per guidare un gruppo di fanatici decisi a seminare morte e distruzione. È mezzogiorno. A Perth, in Australia, 20 giovani di una locale squadra di calcio sono in partenza per Bali. Queste sono le immagini del loro viaggio. Stanotte porteranno la Jihad globale di Al-Qaeda tra i turisti occidentali di Bali. Il piano prevede un'esplosione simbolica davanti al consolato americano, a nord-est di Kuta Beach. Ma i veri attentati hanno altri obiettivi: il Paddy's Bar e il Sari Club, 2 noti ritrovi notturni. Una 1 tonnellata di esplosivo viene caricata in un furgone Mitsubishi. Le 9:30 di sera. Mentre il sole tramonta, si accendono le luci al neon e i pub cominciano ad animarsi. Il cuore della vita notturna è il vivace corso centrale della località, Legian Street. Ed è lì che si dirigono Tracy e Melinda per la loro uscita serale. Ma è la stessa destinazione dei terroristi. 3 di loro guidano il furgone carico d'esplosivo verso Kuta Beach. Melinda e Tracy giungono a uno dei locali più famosi di Legian Street, il Sari Club. È già affollato. Dentro si accalcano quasi 350 tra ragazzi e ragazze, per lo più australiani. Le 10:52 della sera. I terroristi lasciano i sobborghi a nord ed entrano a Kuta Beach. Procedono a bassa andatura. Il furgone è appesantito dal suo mortale carico. I calciatori australiani arrivano al Sari Club. Ben Clohessy è pronto. Il 25enne Ben Clohessy e i suoi compagni sperano di passare 2 settimane tra sole, mare e nuove amicizie. Eravamo tutti eccitati e pronti a scatenarci. Mentre Ben e i suoi amici arrivano all'aeroporto internazionale di Bali, in una casa d'affitto a 11 chilometri di distanza, Samudra, la mente del gruppo di terroristi, ha convocato una riunione.
I 5 uomini presenti fanno parte di una rete terroristica islamica presente in tutto il sud-est asiatico. Il suo nome è Jemaah Islamiyah. Centinaia dei suoi membri sono stati addestrati da Al-Qaeda. Nel 2001, Al-Qaeda spostò vari campi di addestramento dall'Afghanistan a diverse località segrete in Indonesia. Queste scuole di terrorismo hanno prodotto una nuova leva di reclute locali, che sono poi risultate implicate in vari attentati nella regione, costati la vita a decine di persone. Le 7:30 di sera, è sabato, e Tracy e Melinda si preparano a una notte di divertimenti. I loro genitori si sono offerti di badare a Brianna. Dopo la morte del cognato, Melinda è andata a vivere con Tracy per aiutarla a crescere la piccola figlia. Le due sorelle sono inseparabili. Eravamo diventate grandi amiche. La cosa mi faceva un po' impressione, ma lei mi aiutava ogni giorno. Mentre la piccola Brianna si addormenta, gli uomini di Samudra preparano le loro armi mortali.